Ma dico mio, è possibile che uno cada bene a Santo Domingo e trovare due ragazzi del Lago di Garda, esattamente uno di Cavaillon e quell'altro Calmasino, quindi metropoli importanti del nostro territorio, a Santo Domingo. Ma cosa siete venuti a fare? Intanto dimmi il tuo nome e cognome e dove lavori a Bardolino, perché è importante anche questo. Importantissimo. Allora, Mirko dalle Vedove, lavoro al ristorante Cardellino a Cisano. Ah, vedi Cardellino, ottimo, perché salutiamo intanto lo zio. Beh, zio Nicola, bisogna salutarlo per forza. Zio Nicola, lo ringraziamo anche perché noi ormai, zio Nicola, stiamo finendo i soldi, quindi volevamo dirti che al ritorno sarebbe gradito che un pranzo, una cena, vedi tu, insomma, meglio la cena, perché non ci allarghiamo troppo. Ecco, subito, mamma mia, tutti scape allora in volta. Invece il biondino, parliamo col biondino che si chiama Matteo e abita a Calmasino. Dove abiti a Calmasino? Perché anch'io abito a Calmasino. Di fianco alla cantina Valetti. Ecco, i signori, te pare, io no, vicino alle poste, sono povero, capito? Purtroppo è così. Allora, intanto, come avete organizzato il vostro viaggio a Santo Domingo? Siete partiti per caso o è stata una scelta ben precisa? È stata una cosa un po' improvvisata, nel senso all'ultimo minuto abbiamo deciso di andare in vacanza insieme. Dove andiamo, guarda due mete. Alla fine Matteo ha lanciato la proposta anche di Repubblica Dominicana. Ho detto ma sì, prendiamo in considerazione e andiamo via. Vedi. Agenzia Viaggi prenota all'ultimo minuto, prepara la valigia e siamo qua. Ascoltami un attimo invece, allora, lui sappiamo che fa il cuoco appunto al ristorante Cardellino Bardolino, mentre tu... Io faccio impianti fotovoltaici a Affi. Ecco, ricordiamo il nome dell'azienda così Ita magari Green diventa Power. Sponsor. Anche Ita Green Power. Ita Green Power, che salutiamo sicuramente. Allora amici, invece, vi è mai capitato di vedere lo zoo comunale fino ad oggi? Sì. Qualche puntata? In special modo quale? Special modo io saluto Maraia, Manuel. Ecco, subito, salutiamolo. Salutiamolo. Gli amici della Black Team, li abbiamo visto qualche video, sì. Mi fa molto piacere. Ascoltatemi, un pregio e un difetto di Santo Domingo che avete visto in questi giorni. Siate sinceri, mi raccomando. Si pensava economica e non lo è per niente. Quindi è abbastanza costoso. Pregio, facciamo un complimento al Nova Bar qua di Playa Bavaro, che i drink e pigna colada ottimi. Infatti voi non ottima. Sapete gli esambriaghi, ma non si vede. Sì, sì, è vero. Invece tu, caro mio amico biondo, cosa dici? Un pregio in difetto? Tante nere. No! Tante nere intende le sere nere. Non la tagliamo questa, non la tagliamo. Non la tagliamo, perché salutiamo il ragazzo, è iscritto alla Lega Nord, lo sappiamo. È vero. E ci sta. Ascoltatemi invece, quando tornate a casa, perché io rientro martedì, mentre voi? Noi lunedì. Lunedì. Tranquilli, beati, bene, molto piacere. Allora, siccome so che state aspettando il vostro tassista del mare, perché loro, essendo signori, io sono venuto a piedi come un povero morto di fame, loro in barca torneranno al loro villaggio, ma nel frattempo una domanda che vi faccio io è, voi sapete quello che chiedo io di solito come domanda finale ai miei ospiti dello zoo comunale, che è che animali si sentono dello zoo comunale. Voi che animale vi sentite di questo zoo comunale? Oddio, visto l'habitat io andrei di un pappagallo. Pappagallo, e te invece, caro? L'iguana. Animali della zona teniamo, esatto. Dai, questo giro. In effetti, quando si può tirarsi allora è giusto farlo. Salutiamo a casa, quindi salutate le famiglie, per favore. Ciao, salutiamo. Vado, ciao mamma. Fate i bravi, mi raccomando, tornate indietro a piano, non spendete tanti soldi e mi raccomando lasciate la mancia, perché qua ci tengono. Com'è che si dice mancia qua? Propigna. Propigna, sì, la propigna. Ovunque. Perché la lula propigna. Anche per me un bagno, propigna dappertutto. No, a forza del bag viene una propigna, deve dare. Ciao ragazzi, salutiamo gli amici del zoo comunale. Ciao a tutti. Ciao. E un saluto dalla Repubblica Dominicana. Ciao a tutti.